Benvenuti in questo nuovo video, oggi si parla di legumi. Facciamo tre idee a base di legumi, sono tutte idee semplici, facili, che sono, è uguale a, no, facili e semplici è la stessa cosa, economiche. Alcune perfette per i vegani, alcune perfette per chi è intollerante al lattosio, alcune perfette per chi è intollerante al glutine, quindi accontentiamo tutti e io direi che possiamo partire. Prima idea, salsa tzatziki e l'accompagnamento, sono i falafel o falafel, non mi ricordo bene come si dice, dove va l'accento, se sulla prima o la seconda A, comunque sono queste polpette di ceci, le facciamo proprio tradizionalissime con i ceci e fritte soprattutto, croccanti fuori, morbide dentro, belle saporite, in abbinamento questa salsa tzatziki, formidabile. I ceci sono stati ammollati per 48 ore, mi volete male, lo so, però allo stesso tempo dovete volermi bene, perché vi sto spiegando la ricetta perfetta per avere dei falafel meravigliosi. Ovvio che se non avete tutto questo tempo e volete prepararli prima, potete anche tenerli in ammollo 24 ore, però non sarà la stessa cosa. Dedichiamoci prima però alla salsa tzatziki per accompagnare i nostri falafel. Una salsa molto famosa, tipica della greca. Della Grecia, io sono fuori. Bisogna prendere un cetriolo, spellarlo, perché la buccia del cetriolo è piuttosto coriacea, e poi cominciamo proprio a grattugiarlo, anche con la grattugia delle carote andrà benissimo. Pizzico di sale, lo lasciamo spurgare per circa 15 minuti in modo tale che tiri fuori tutta l'acqua. Prendiamo un grosso spicchio di aglio e ovviamente togliamo anche l'anima. Adesso tritiamolo proprio finemente, dobbiamo quasi creare una crema di aglio. Volendo, al posto di tritarlo, potreste anche prenderlo, metterlo in un mortaio e poi cominciare a pestarlo fino a creare una cremina. Vedete quanto è fina? Yogurt bianco. E se volete una salsa bella densa, vi consiglio di usare lo yogurt greco. Oppure prendete lo yogurt, lo mettete in un colino con un foglio di... sì, un foglio, un pezzo di carta assorbente. Lo lasciate scolare bene, perderà il siero e invece la parte proteica e densa rimarrà dentro e quindi si trasformerà un po' in uno yogurt greco fatto in casa. Mettiamone circa un cucchiaio. Adesso prendo il mio cetriolo e lo strizzo tantissimo, deve proprio uscire tutta l'acqua di vegetazione. 4 foglie di menta, lo so, la ricetta originale non le prevederebbe, dovreste mettere al massimo, non so, l'aneto, però in realtà in alcuni casi in Grecia la trovate anche così, senza erbe aromatiche. A me piace la menta, uno perché non trovo l'aneto, due perché dà anche freschezza, ci sta bene, cioè si alterna un po' questa parte un po' forte, no, data dall'aglio, con la parte fresca data dal cetriolo e dalla menta. Lasciamola riposare in frigo, nel frattempo prepariamo i falafel, che così almeno tutti i sapori si amalgamano al meglio. Adesso li facciamo asciugare un po'. La cipolla, aglio, uno spicchio, senza anima. Un po' di semi di coriandolo tritati, un ciuffo di prezzemolo e un po' di sale. E ovviamente... un po' appiccicosa, leggermente malleabile e un po' grossolana, non deve comunque essere troppo fina, per avere dei falafel perfetti. Facciamo riposare, se potete, sarebbe meglio, per dargli ancora più compattezza, il composto in frigorifero per circa 40 minuti. Questa qua è una tecnica per avere le palline tutte uguali, Cominciamo a prendere. Prendiamo proprio l'impasto, cioè l'impasto, insomma la sfera, e poi la schiacciamo appena appena, se volete, così. Quando le prendete con lo spallinatore o con un altro strumento, schiacciatele sempre un po' per compattarle. Il profumo comunque è eccezionale, si sente il cumino, sembra proprio di essere in Medio Oriente. Mi è una fame assurda. Organizziamoci per la frittura. Ho qua i miei falafel crudi,
carta assorbente, olio bollente, 170-175 gradi, meglio 175, non deve essere troppo, padella ampia, circa 4-5 cm di olio al massimo, se proprio, 3,5 andrà benone. Cominciamo a cuocerli. Non muoveteli i primi 2 minuti e poi li gireremo, saranno pronti quando risulteranno dorati ovviamente. Se non avete il termometro, stecchino di legno, quando cominciano a notarsi delle bollicine attorno allo stecchino, olio pronto. Seconda idea, vellutata a base di piselli che ho già sgranato, questi qua sono freschi visto che è stagione, ho usato questi qua, ma volendo potreste usare quelli surgelati per comodità, e avocado. È una vellutata molto fresca, addirittura pensate, la particolarità diciamo che è quella di servirla a temperatura ambiente e poi ci metto dentro 2 foglioline di menta facoltative per dargli una nota ancora più fresca. Subito ai piselli, pizzichino di sale e aggiungiamo un po' di brodo per portarli a cottura. Semplicemente con sedano, carota, cipolla, mazzetto di prezzemolo se lo avete, ovviamente si parte dall'acqua fredda, l'ho fatto bollire circa 1 ora e mezza e poi l'ho lasciato intiepidire così prende ancora più sapore. Se non avete tempo di fare il brodo o usate acqua bollente e basta, oppure acqua bollente e un buon dado granulare vegetale, un dado di qualità che non abbia glutamato dentro però, mi raccomando. Adesso cuociamo per circa 20-25 minuti o fino a quando insomma i piselli hanno preso, hanno acquisito insomma morbidezza. Consiglione, non mettete troppo brodo perché altrimenti rischiate che la vellutata magari risulti troppo liquida, al massimo se è troppo densa una volta che la frullate mettete un goccino di brodo in più, tanto non cambia niente. Adesso lasciamo così, temperatura ambiente, lasciamo intiepidire, cioè anzi raffreddare. Rimuovo l'aglio. Avocado, purtroppo non sono stato fortunato, questo qua non è proprio maturo, se riuscite a trovare quelli proprio ready to eat è molto meglio, questo qua è un po' duro, è veramente immaturo questo qua, vi prego se trovate quelli cremosi il risultato sarà tutt'altro. Solo perché vi voglio far vedere, cioè voglio farvi vedere questo passaggio dove frullo l'avocado assieme ai piselli, perché altrimenti non lo userei neanche, aspetterei che maturi un po' di più. Succo di limone o di lime, dipende un po' che cosa trovate, che cosa avete in casa. Metto ancora un goccino di brodo perché vedo che è abbastanza densa, Guardate quanta menta metto, sono proprio 2 foglie, Se la volete un pochino più vellutata, più liscia, filtratela come faccio io, guardate che bel risultato adesso che si ottiene. Mettiamo qualche cubetto di questo avocado, qualche pisello fresco crudo. Terza idea, siamo arrivati alla terza idea. Facciamo una pita con l'hummus. La pita è un pane tipico insomma del Medio Oriente, della Turchia, della Grecia. La ricetta è della mia amica Francesca di Affari di Cucina, straordinaria. Abbiamo dentro lo yogurt, quindi vedete che ci sono anche delle repliche degli ingredienti, che così almeno voi non serve che quando andate a fare la spesa quella volta a settimana prendete troppi ingredienti diversi, no? È una piadina gonfia, morbida, cotta sulla piastra, facile da fare, e in abbinamento l'hummus. Hummus che però questa volta non sarà tradizionale perché non è fatto con i ceci, ma con i fagioli cannellini. Ovviamente se non vi piacciono i fagioli cannellini usate i ceci. Peperoni dentro anche, peperoni grigliati. Diamo una nota un pochino più aromatica a questo hummus, vedrete che è buono. Farina, io uso quella 1, ma ovviamente potete scegliere quella che preferite. Yogurt bianco. Mi raccomando, il sale alla fine. Prendiamo una bella palla, stessa ciotola che abbiamo usato per fare l'impasto, goccino di olio per evitare che si formi una crosta.
pellicola. Lievitazione 4 ore a temperatura ambiente. Nel frattempo che la nostra pita lievita, prepariamo il nostro hummus, un hummus particolare, cannellini al posto dei ceci, e lo profumiamo con dei peperoni arrosto, quindi dei peperoni che ho cotto al forno. Ho preso semplicemente i peperoni, li ho messi nel forno per circa 40 minuti nella parte alta del forno a 220 gradi, modalità statica. Una volta cotti li ho presi, li ho messi in questa ciotola e li ho coperti con pellicola in modo tale che l'umidità rimanesse all'interno, scusatemi. E adesso li spello. Vedete quanto è facile adesso togliere la buccia? Siccome non ho le olive a casa, in questa ricetta ci stanno molto bene, metto un goccio di patè, un cucchiaio circa. Aglio e anche poco peperoncino. Bello cremoso, volutamente rustico, non troppo frullato. E adesso lo teniamo da parte. È veramente profumato questo, eh? Guardate che meraviglia quanto si è gonfiata, con pochissimo lievito poi, eh? La prima un po' di farina e ci metto, cioè la divido in 8 pezzi. Formiamo 8 palline, prendete l'impasto con poca farina, anzi forse meglio non metterne qua farina, lo prendete, chiudete la mano in questo modo e cominciate a farlo girare. Come fanno un po' i pizzaioli, no? Cerchiamo di imitarli. Ecco qua, pronto. Distanziamole un pochettino perché adesso le facciamo riposare così con un canovaccio per circa 30 minuti. Cominciamo a stenderle. Un po' di farina. Non devono essere ovviamente troppo sottili. Cerchiamo di farle rotonde il più possibile. Prendo la mia pita e la metto a cuocere in padella circa 4 minuti per lato a una fiamma media, su 9 io arrivo alla 6. Guardate, venite qua a guardare. Adesso qua appena comincia, ecco qua, a dorarsi. Alternate magari 5 e 6 di potenza e col gas, insomma stessa cosa, media, fiamma media. La sgonfiamo un attimo, vedete quanto vapore esce. Finiamo la cottura e poi le mettiamo in un piatto una sopra l'altra. Il video l'abbiamo finito, ho appena finito anche di mangiare un pezzo di pita. E vi dico che ci sta un sacco. Provate a fare queste idee. Se le provate a fare, mi raccomando, taggatemi su Instagram o su Facebook, che così posso poi vedere che queste ricette insomma funzionano e vi piacciono. E poi ovviamente le ricondividerò. Tac tac per altri due video. Se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale, ve lo ricordo ancora, se non vi siete iscritti. E invece sotto c'è il collegamento con il blog e trovate tutte e tre le ricette scritte, più ovviamente le altre ricette che sono già presenti. Ci vediamo al prossimo video. Grazie come sempre per essere stati qua, eh? Ormai è scontato dirlo.